Il signor Drago. Vediamo dove si trova. Il signor Drago, che se mi pare sappiamo dove abita il signor Drago. Ve lo chiamo al telefono, signor Drago. Mi sente? Parlo con il signore. Ok, la sento forte e chiaro. Lei, ma dove sei? Ma siete a casa? Perché cosa stai facendo? Ah, ok, allora le stavo dicendo che stavo andando a venire a casa sua. Ci vediamo lì. Ok, tranquillo. Tranquillo. Ok, ma siamo... Ciao, ciao, ci vediamo lì. Ok, si va verso casa di Giuse, ma voglio dire questo, inventiamo, ovviamente. E qua dovrebbe mettere proprio un ponte. Vi faccio vedere come raggiungere la casa e ti mostro, amico, senza fare troppi rischi. Addio, casa, una bella... Oh. Ma lei non è più un creeper, ma cosa è successo l'ultima volta? Ah, oh, quindi era una maschera, perché non me l'hai detto prima? Che non me. Ma ti sono arrivati i mobili? Cosa hai fatto di nuovo? Fammi indovinare, c'è solo una persona, vero? Chance. Poi le mie fonti. Sì, ma all'improvviso. Mi sa che quello non è la Chance. Perché Chance non arriverebbe così a tanto a distruggere una casa, non ci pensa. Lei cosa ne dice? Ok, ma tornando a noi, stavo pensando, cioè, ma in qua in città non c'è quel... Ma dove veniva quel suono? Dove veniva quel suono, signor Giuseppe? Ci sentivo una voce, signor Drago. C'è una voce che mi stava gridando aiuto. Aspetta. Signor Drago. Forse l'ultima volta che è venuto qui, forse a distruggere casa Chance, che non era proprio Chance, quello... Forse qualcuno ha spedito Chance nel regno dei morti. Non ci pensa. Non... No. Quello hai portato, quando tu hai fatto fuori, lui hai fatto fuori in realtà, lui è andato nell'aldilà. Sì, ma vuole venire a casa, vedere casa mia. Che? Sì. Mi fa vedere, ma ho sentito che ha un bel garage, ma me lo puoi far vedere. Poi. Se vedi gli occhi rossi, sto ancora registrando, guarda, non li vede? I miei bellissimi occhi rossi fiamma, come i suoi. Ok. Mi fa vedere il suo bellissimo garage, signore. Ma stai calmo, oggi la vedo un po' nervosa.
Mi spieghi perché sono tutte rosa? Sembrano le macchine di Chiara Ferragni. Ok, addio. Addio, ci vediamo domani. Ma sono tutte rosa, ma chiama un pittore per fartele dipingere in colori diversi. Zinchi, Navilla, non chiedi soldi. Devi. Sai che cosa potresti fare con tutte queste auto? Le potresti vendere e fare tanti soldi, no? Non ci arrivi? Visto che sono così tante. Non ci pensa. Comunque, non. Vediamo. Non è utile. Userò questa perché è la più vicina. Ma sono tutte queste. No, se guardi. Le sto solo provando, non le sto rubando. Ok, mamma mia, ma sono parcheggiate anche male, non ci vedi? Meglio che chiudo i garage. Va bene. Stavo parlando di morti, parlando. Cioè, parlando di morti, forse so come raggiungere l'aldilà. Ma mi servono blocchi, ma anche chiamare. Voglio sistemare l'anima di Cenzo. Cioè almeno purificargliela. Va bene, non si agiti. Va bene, signor Drago, io mi raggiungo casa mia. Addio. Arrivederci. Come devo fare sempre con lui? Sento delle voci. Forse è il fantasma di Chance. Niente, tranquillo, tranquillo, loser. Era solo la tua immaginazione. Era solo la tua immaginazione. Il fantasma di Chance! Ah, il fantasma di Chance! È qui! Il fantasma di Cenza. Nel mio giardino. Ma nel mio giardino non c'è nulla. Ma lei è un po' un vero fantasma. Io l'ho rapito, vabbè. Facciamo finta che lei è un fantasma, basta che lei. Almeno. Ma dove sei? Signor Scienza, deve stare calmo. C'è bisogno sempre di aiuto. Il fantasma di Chance è invisibile. E mi hai dato una bottiglia dell'invisibilità? Vieni qua. Entra in casa mia, signor fantasma. Che sembra un fantasma. Allora mettiti un casco, almeno posso capire.
almeno ne riparliamo, Chance. Ok, ma si, almeno si copre, almeno posso vedere. Ok, vieni qua. Sì, venga qua, venga. Lo so. Stiamo qua, lo so. Non... Lei ha il potere di spawnare le cose tipo divani e mobili. Hai ragione. Se lo fosse... Mi avrebbe. Comunque, signor Chance, ma come hai fatto a sopravvivere dopo tu sai cosa? Un televisore. È un tavolino, non si può. Nella tua borsa non ha un tavolino. Va bene, ci accontentiamo di questo. Ma come hai fatto a sopravvivere? A sopravvivere, sì. Va bene. Chance, ma tu, visto che tu sei una, diciamo, sì, una sorta di spirito, tu credi nell'aldilà, vero? Non ci sei mai stato. Però l'ampolla che hai creato tu, vabbè, tranne i vestiti, non funziona. Puoi accedere direttamente nell'aldilà e ti potrei salvare. Almeno tornerai da noi. Almeno. Però... Ok, però mi servire. Però mi servirebbe che tu, però mi servirebbe di alcuni materiali per accedere all'inferno, cioè nell'aldilà sarebbe. Tu conosci un negozietto, signor Chance? E la finisci di spaccare casa, che eri bello bello come fantasma. Mi sono bloccato. Cosa hai fatto? Però porta anche dei blocchi, eh. Al salvataggio. Dai, dai. GG, dai. Dai, che sei qua. Dai, hai dei blocchi? Basta, mi avanzano. Vieni, se no rimani chiuso qui fuori. Vieni al blocco. Sì, almeno sì. Dai, vieni in questa posizione, se no rimani chiuso qui. Questo è bedrock. Il materiale più resistente, non mi spaccare casa. No, chiamami qua, devi fare solo guai, eh. Allora vai, vattene chiunque tu sia. Vattene, vai.